Eccomi qua, sono a questo ticketing service desk perché qua proverò a capire quale incastro di voli fare. Non c'è un diretto, manco a pagarlo 500 euro. Quasi tutti gli scali sono col Regno Unito di mezzo. Ce ne sarebbe stato uno con scalo a Tenerife, ma veniva solo 680 euro, pensate. Quindi direi che anche no. E forse c'è la possibilità di fare scalo a Madrid e arrivare oggi in un orario vagamente umano prima di dover andare a dormire. Chi non me odia, tifi per me, perché oggi ho veramente tanto bisogno di supporto. Mamma mia, certo che i drammi sono altri nella vita, ma certo che queste sono cose che proprio uno non vorrebbe mai affrontare. Che palle, lo posso dire. Comunque Fiumicino è abbastanza piena. Questo è un canale per chi ama l'avventura. Sono riuscita all'ultimo e rischio pure di perdere il volo a fare un biglietto per Tenerife. Gracias! Cappello! E da Tenerife, dopo 2 ore, ce la dovrei fare essere alle 9 di sera a Fuerteventura. Che fate per me? Intanto mi imbarco per Tenerife. Spero! Gate E. Vediamo un po' il più lontano, ovviamente, tanto per gradire. Passando per il duty free, che adoro ma che non ho nemmeno un secondo per guardare, perché stanno per chiudermi il gate. Tutto all'ultimo. Sto arrivando al gate col fiatone, spero veramente che sia ancora aperto. Ok, ce l'ho fatta, sono arrivata al gate. Se volete sapere il seguito di questa fantastica avventura, cioè mi dovrò spostare da Tenerife Sud all'aeroporto di Tenerife Nord e dopo Tenerife Fuerteventura. Ora mi toccherà spegnere, direi, o mettere in modalità avion e quindi ci vediamo più tardi. Ce l'ho fatta e non solo, finalmente ci ho avuto la soddisfazione di vedermi chiedere questo tampone negativo. Beh sì, almeno al desk quello poi di Vizzero per imbarcarmi me l'hanno chiesto. Ora pulmino. E siamo alla volta di Tenerife, vediamo insomma come andrà. Devo dire tanti italiani vanno a Tenerife, mi sembra. Adesso spero almeno un volo tranquillo, senza tutte le perturbazioni di quello di ieri, perché diciamo che ne posso fare. Ovviamente mi dispiace di aver buttato i soldi di un volo e di aver fatto tutta questa odissea, però confesso pure che in effetti, fatte ormai le cose così, mi sento comunque molto più tranquilla a fare scalo a Tenerife che a Londra. Lo dico proprio col cuore, per tutta una serie di motivi. Primo, comunque mi sento già alle Canarie, qualunque cosa potrei prendere persino una nave. E poi, cioè, vabbè, ha più senso insomma, la direzione è quella, passare per l'Inghilterra proprio, mamma mia, non mi faceva, non teneva sentito, parami. Il capitano che stiamo sorvolando ora il Marocco, Marrakesh, Agadir, che tra un'ora e mezza a Tenerife. Questo viaggio sembra interminabile. Cari amici d'oggi, chiamatemi Ulissa perché a me l'Odissea mi spiccia casa. Sbarcata in questo momento all'aeroporto di Tenerife Sud, come vedete. Ora mi devo prendere una guagua, un taxi, cercherò di capire se il taxi è 100 euro o no, se no forse mi risparmio un'altra guagua, per arrivare all'aeroporto di Santa Cruz, Tenerife Nord, e da lì alle 20 finalmente prendere un aereo che mi farà stare alle 20:50 a Fuerteventura. Cioè io non ho parole, per fortuna prendo tutto col sorriso. Eccoci amici, sulla guagua, guardate che bello tra l'altro il panorama. Perché nonostante lo stress la bellezza si nota sempre a Tenerife, è molto bella e ha lo stesso impatto che ho avuto la prima volta, nonostante fossi arrivata all'aeroporto di Santa Cruz, stavolta a quello sud,
però devo dire che sì, l'idea che sia comunque un posto florido, pieno di verde, di montagne, eccetera, è comunque esteticamente molto bello, però vi dico la verità, vedete città, quello, quell'altro, vari bus, un po' di casino, cioè alla fine qua non ci sarei venuta a vivere, perché allora se devo fare la vita di città stavo a Roma e forse riuscivo anche di più da tante cose, quindi il salto vero sempre di più sono convinta che l'ho fatto andando a Fuerteventura e che mi piace quell'isola per vivere. Ah, tra l'altro oggi a quanto pare è a puntate, parliamo di questo in guagua per l'educazione, quindi tra l'altro ti fate permettere che sono adesso le 6:10 e io devo stare cambiando pure un autobus entro le 7:30 all'aeroporto Norte Santa Cruz de Tenerife. Veramente chi può tifi per me? Intanto vi lascio così, non so se mai poi ho altri paesaggi da farvi vedere, se ce la faccio vi faccio sapere dopo se ce la faccio.